Ciao carissime! Filo conduttore di oggi è come riciclare i regali di Natale. Sono da poco finite le feste di Natale, sicuramente avete ricevuto dei regali o che non vi piacciono tanto o che possono avere dei difetti, come è successo a me. E quindi ho detto, ma perché buttarli? E quindi pensa e ho trovato delle soluzioni. Mi trovate su Facebook e su Instagram come BFashionBlogPaola. Non dimenticate di iscrivervi, di mettermi un like. Vi aspetto numerose, con tantissime domande, commenti e soprattutto se vi piacciono questi tipi di video, come l'altra volta che ho fatto il tutorial sulla gonna, come cucirsi una gonna in 2 ore. Il primo regalo è questo. Non mi dispiace, me ne hanno regalati 2, uno grigio e uno viola. Tanto per non farci mancare niente. È meglio abbondare, no? Sarebbe una mantellina, sciarpa, cappuccio, un po' tutto, vedete, da portare così. Però io non mi sento tanto di indossare una cosa del genere e quindi ho pensato di farci una cosa molto carina. E ora vi faccio vedere. Ecco qua, diventa un simpaticissimo abito. Io lo uso più che altro per stare in casa, oppure se uno ha il cane per andare a passeggio con il cane, potrebbe essere un outfit perfetto. In questo caso l'ho abbinato con i leggings e questo lupetto bianco, perché ho messo i manicotti neri e poi ci metto un coprispalla nero. Però ci potete giocare tantissimo, perché è un colore abbastanza neutro e quindi magari se mettete un lupetto colorato ci potete abbinare anche le scarpe, scusate, scarpe, le calze. E quindi diventa simpatico con tutto l'outfit. Aggiungo un altro piccolo particolare che a me piace tantissimo e che rende ancora più spiritoso tutto l'outfit. Ho indossato delle simpaticissime bretelle, mi piacciono tantissimo, sono di vari colori. In questo caso io ce l'ho messo nero perché il leggings è nero e poi ho giocato sull'outfit un po' dark. Io una volta ero molto dark, quindi ogni tanto ci ritorno su questo stile. E se no ce le potete mettere anche colorate, io ce l'ho, vedete, viola, qui uno magari ci mette il basco viola, oppure rosso, magari ci mette la scarpa rossa, quindi diventa una cosa simpatica. Un vestitino di maglia piuttosto comodo, per un comodo sportivo, per tutti i giorni, e quindi è utilissimo per quelle giornate un po' così. E come calzatura in questo caso io ho scelto questa qui, bicolore bianca e nera, a quadri tipo tartan, che quest'anno va tanto di moda, però ci potete mettere anche una scarpina come questa. Oh, il mitico anfibio, che quello sta un po' su tutto, o uno stivale, insomma è un abitino che si presta a tutti i vari tipi di calzature, anche come il giacchino ci potete mettere il piumino, o tipo chiodo, un cappottino, è molto versatile, vi lascia libera scelta, è molto facile abbinarci i pardussù. E con i coprispalle viene così, otteniamo questo effetto qui. Non è simpatico, a me piace tantissimo, fatemelo sapere anche voi se vi piace tantissimo. E l'altro regalo che ho ricevuto non era proprio mio regalo, l'hanno fatto a Mauro. Poi non mi avete mai scritto se avete indovinato chi era Mauro quando ho fatto il vlog per il Black Friday. Se vi va scrivetemelo. È questa bellissima sciarpa, la sciarpa piaceva tanto anche a lui, però ora vi faccio vedere. Ha un difetto in questo punto qui e quindi lui è un po' precisino e quindi non gli va di indossarla, e io ho pensato di farci un bellissimo abitino. Questo video è un po' particolare perché nella prima parte vi ho fatto vedere come indossare una sciarpa mantellina a abito, trasformare una sciarpa mantellina in un abito, e nella seconda parte farò il tutorial su come cucirsi un bellissimo abitino con una sciarpa. Quindi per il tutorial su come realizzare un bellissimo abito con una sciarpa vi rimando alla seconda parte, e farò anche degli schizzi che posterò su Instagram, perché così magari scegliamo insieme quale modellino ci piace di più per farci il video. Inoltre, se avete ricevuto dei regali che non vi piacciono, postateli su Instagram con la scritta, gli fate la foto, scrivete hashtag BFB outfit, così io li posso vedere e magari darvi dei suggerimenti, e può diventare una cosa divertente che stuzzica la mia fantasia e la vostra, e ci divertiamo insieme su cosa farci o su come utilizzarli. Oppure se avete ricevuto una mantellina come questa che non ha la parte superiore, indossatela come gonna, è carina e diventa un outfit
sportivo ma con un certo stile, magari l'abbinate anche a un maglioncino come questo e avete un look particolare e comodo, anche per andare a fare una passeggiata con il vostro cagnolino è simpatico. Oggi voglio fare un saluto speciale a Justine, che è la prima follower che mi segue dall'estero, fin dall'inizio, esattamente dalla Costa d'Avorio. Ciao Justine! Spero che tu continui a seguirmi. Mi trovate su Facebook e su Instagram come BeFashionBlogPaola. Non dimenticate di iscrivervi e di mettermi un like. E vi aspetto numerose con tantissimi commenti e suggerimenti, e soprattutto se vi piace questo tipo di video, così ne faccio anche altri. Ciao carissime, alla prossima, per divertirci insieme!